Grazie direttore, grazie veramente tante. Sono molto grato di partecipare oggi ad un consesso così ampio, così interessante, così serio, signorile, che ha avuto sicuramente il merito di ricondurre la trattativa, la PAC, l'assestamento dell'attuale politica agricola comunitaria su un aspetto di serietà, ragionevolezza, di contribuzione e di concertazione attiva. La piattaforma ovviamente che oggi uscirà da questo contesto verrà trasmessa agli organi ministeriali nazionali e poi diventerà oggetto anche della trattativa che si svolgerà prossimamente a livello europeo, laddove tutte le questioni, tutte le decisioni vengono prese nel bene e nel male. E quindi dico che è stato positivo ricondurre la discussione ad una concertazione fattiva, non perché io abbia niente contro chi abbia manifestato, chi sia sceso con i trattori nelle strade, chi si ricorda di me sa benissimo che io sono stato sempre un grande fautore all'interno ovviamente dei connotati istituzionali di manifestazioni di piazza che ci hanno condotto a ottenere anche grandi risultati in termini di contribuzione, di fiscalizzazione, sgravi fiscali che sicuramente hanno contribuito a far che la nostra vessata agricoltura da oltre 100 anni, veniva ricordato e sono d'accordo, abbia potuto continuare a investire, abbia potuto continuare nonostante il decremento delle imprese di oltre il 30% nell'ultimo quinquennio, che dimostra sicuramente una desertificazione progressiva esponenzialmente crescente della realtà di impresa sul nostro territorio. E quindi sicuramente hanno avuto un grande merito quello di riattivare l'attenzione in un momento topico, in un momento fondamentale della trattativa europea che contraddistinguerà ob torto collo, volenti o nolenti, i prossimi anni della nostra politica europea. Certamente è un momento fondamentale per farlo, ma anche di serietà e di riconduzione ad una informazione e una comunicazione importante, perché in questi giorni veramente è veramente difficile capire il perché delle rivendicazioni. Quando io vedo importanti politici di tutte le sfaccettature, di tutte le colorazioni, io non sono qui certamente a fare politica, ad esempio riportare fotogrammi in cui si riprendono trattori che dicono no al cibo sintetico, sì all'agricoltura tradizionale, mi domando ma lo sappiamo o no che lo Stato italiano, che l'attuale governo è stato il capeggiatore della rivolta contro il cibo sintetico ed è stato il primo a portare questo stop a questa emissione all'interno del contesto comunitario e poi successivamente è stato seguito anche da altri Stati europei? Ho come l'impressione che non soltanto a livello nazionale, non soltanto a livello diciamo associativo, ma soprattutto da parte degli agricoltori ci sia una grande confusione, ma vi sia una grande confusione anche a livello europeo, perché voi sapete benissimo che la Germania sta protestando per un motivo che è diverso da quanto stia protestando la Francia, che è diverso da quanto stia protestando la Polonia, la Slovacchia, la Bulgaria, che è ancora diverso da quanto stia protestando il paese Italia. Diciamo che in Francia e in Germania la connotazione è fortemente politica, mentre in Italia fortunatamente non lo è. Ma sappiamo tutti che Olaf Scholz ha fatto sì che dopo 70 anni di agevolazione sul gasolio agricolo, il famoso semaforo, i socialdemocratici, verdi e liberali sono stati fortemente contestati per aver repentinamente abolito l'agevolazione sul gasolio agricolo dopo 70 anni. Ma ci rendiamo conto di cosa questo possa significare per un agricoltore? Ma consideriamo un altro aspetto, e questo ovviamente richiama l'attenzione sulla nostra località, sul nostro territorio nazionale. Nonostante che l'Italia invece sia stata prorogata l'agevolazione sul gasolio agricolo, paghiamo di più di quanto non pagano gli agricoltori tedeschi, che a Berlino il 10 di dicembre hanno cominciato questa grande manifestazione portando 10.000 trattori e facendo cose che mai si erano viste accadere in passato, a dimostrazione che questa politica comunitaria non funziona, che questa ostinazione demoniaca, funambolica nei confronti dell'estremismo green non è attagliante sia a quelle che sono le realtà di impresa e di permanenza di impresa sui nostri territori. Non funziona così, ma l'origine parte proprio dalla Germania e la von der Leyen parte dalla Germania e quindi la connotazione politica green tedesca ha pesantemente influenzato il tutto. Sappiamo benissimo che in Francia invece Gabriele Attali, il primo ministro, ha emesso una decina di punti rivendicativi a favore degli agricoltori, di cui 9 persone su 10 sono a favore a livello di cittadinanza, ma per motivi molto afferenti e molto vicini a quelle che sono le rivendicazioni nazionali. Ne avete fatto cenno poc'anzi. La deformazione della forbice di filiera, al produttore rimangono le briciole, alla grande distribuzione della ricchezza,
la mancanza della tutela contro i disastri climatici che sono sempre più imponenti, la riduzione delle agevolazioni sulle assicurazioni, su cui il governo però ha messo 190 milioni di euro a compensazione di un gap che si sarebbe ulteriormente ripercosso sugli agricoltori. Quindi le motivazioni sono molto diverse tra Stato e Stato, tra nazione e nazione. L'impostazione comunitaria che ha rispetto alla guerra di Ucraina e l'accordo diretto fatto con Kiev ha pesantemente penalizzato la Polonia, la Romania, la Slovacchia, la Bulgaria. Come vedete, l'eterogeneità della rivendicazione di Stato in Stato crea sicuramente anche da parte della comunità europea, che non voglio assolutamente difendere, una situazione di difficoltà di percezione di quella che è la realtà rivendicativa di ogni Stato membro. E questo riconduce a quello che dicevo inizialmente, è importante una giornata come questa perché oggi finalmente possiamo far capire al governo nazionale cosa andare a dire a livello di comunità europea. Non bisogna fare confusione, non bisogna agire di pancia, bisogna agire con ragionevolezza e razionalità. Niente di quello che oggi è stato detto da ognuno di voi, che io ho ascoltato con grande attenzione e mi riascolterò sicuramente, non è da me assolutamente condiviso. Non è assolutamente oppugnabile da nessun punto di vista, ma ahimè molte delle cose che oggi sono state dette sono le stesse cose che io sentivo dire 25 anni fa, 20 anni fa. Questa comunità europea sull'estremismo green non funziona, anche perché se si parla ad esempio di emissioni di CO2 non ci rendiamo conto che tutte le manovre, non soltanto nell'agricoltura ma anche nell'edilizia e in tante altre situazioni che io vivo da sindaco, potrebbero, nel caso in cui in 10 anni fossero tutte adempiute, risolvere il problema dell'influenza del 13% sul mondo globale, mentre l'India, la Cina, il Brasile e altri paesi se ne infischiano delle politiche green. Quindi ci castriamo da soli, abbiamo una politica di autocastrazione, di tecnocrazia. Prima qualcuno, Andreucci, diceva: ah, mandateci tecnici in Europa. Purtroppo sono proprio i tecnici e i tecnocrati che hanno queste idee folli, che portano a queste condizioni di ingestibilità e di disastro, per poi appunto avere delle ripercussioni nefaste sugli agricoltori. Anche il Farm to Fork, di cui oggi nessuno ha parlato, chi l'ha inventato? La von der Leyen. Ma lo sapete cos'è la Farm to Fork? Che anche qualche associazione ha spinto ed appoggiato, salvo poi invece poi cambiare idea quando si è accorta che qualcosa non stava funzionando. La riduzione del 50% dei pesticidi, dei macrobiotici, tante altre situazioni su cui il governo sta lavorando in questo momento. Vuol dire che il 25% della superficie SAU, seminativa europea, entro 6 anni, deve diventare biologica. Ecco perché, accanto alla necessaria, assolutamente fondamentale rivendicazione di carattere sindacale sugli sgravi fiscali, sulle decontribuzioni, e lì farò una piccola digressione tra qualche secondo, bisogna anche imparare a sapere interpretare quelle che sono le opportunità che vengono messe dalla comunità europea sul nostro piatto, rispetto al 25% che dovrà essere destinato all'agricoltura biologica o in convenzione. Ecco perché, come se non avessi avuto tante altre belle cose da fare di cui occuparmi, da povero disgraziato sindaco, ho deciso di imbarcarmi nel ragionamento della presidenza del distretto biologico della Maremma, perché questo lo vuole la comunità europea, perché sulla PAC, che era il granaio lorese, se lo ricorderà, tantissimi soldi verranno canalizzati in quella direzione, e la regione toscana su questo ha avuto una particolare sensibilità, o promette, ha promesso di avere una particolare sensibilità, e io spero che il presidente regionale di Confagricoltura insieme a me vigili e monitori la situazione perché questo sia. Perché io sono stato oggetto di ripromissioni di carattere importante dal vicepresidente Saccardi, che ringrazio da questo punto di vista, sul capitolo degli investimenti, dove la regione toscana ha promesso che sui distretti biologici sarebbero stati messi 221 milioni di euro nel primo anno a disposizione. Facciamo progetti, inventiamoci qualcosa, creiamo progetti di filiera interdistrettuali. Mettiamoci al lavoro anche da questo punto di vista, non soltanto legittimamente e giustamente dal punto di vista rivendicativo sindacale, perché questa è la soluzione, perché i soldi che la comunità europea ha messo a disposizione dell'Italia sono più o meno gli stessi, nel tempo sono cambiate le modalità, le fruibilità, però i soldi sono sempre quelli. E chi vada dicendo follemente che si possa fare a meno della PAC, perché io parlando in questi giorni con tante persone addirittura mi sento dire: ma di cosa vi lamentate voi agricoltori, che avete trattoroni da 300.000 euro, che avete contributi, che avete una grandissima percentuale di contribuzione comunitaria? Io rimango con gli occhi sgranati e mi indigno,
e mi sveglio la mattina e mi arrabbio ancora di più e mi bolle il sangue nelle vene, perché senza agricoltura, a parte il fatto che la comunità europea è nata per l'agricoltura e per il carbone, non ce lo dimentichiamo, poi si è deformata, ha acquisito forme stranissime, deformanti nell'arco del tempo grazie a questi tecnocrati e a questi ideologismi. Però ricordiamoci che la comunità europea è nata per difendere l'agricoltura. Da cosa? Dalla concorrenza sleale. Perché è inutile andare in televisione, qui sicuramente il direttore Rossi ha detto una cosa interessantissima quando parlava di asincronia, idiosincrasia, tra quello di cui si parla in televisione, da come ci si riempia la bocca ovunque si vada nei salotti buoni intellettuali, a dire che il nostro cibo è il migliore dal punto di vista salubristico, organolettico, salutaristico, che fa bene, nutraceutico, e poi tutto quello che invece avviene a livello di volontà pervicace e perenne da parte di questi tecnocrati europei di mettere paletti, vincoli, lacci e lacciuoli a questi poveri cristi che hanno sempre più difficoltà, viste le congiunture e le anomalie congiunturali e le difficoltà di globalizzazione di mercato globale, a rimanere sul mercato, a portare avanti la tradizione fondamentale della quale assolutamente mai potremo fare a meno, perché dell'agricoltura mai si potrà fare a meno. L'agricoltura diventerà sempre più importante. Perché? Perché diventeremo numericamente sempre di più. Sempre di più la popolazione mondiale sta crescendo e sempre più importante è saper fare agricoltura. Quindi è folle cercare di limitare, di castrare il corridore sulla linea di partenza che deve fare 100 metri, e io parlo ovviamente di tutti i concorrenti dell'Europa, e dire all'europeo: te devi partire da 10 metri indietro, con un braccio legato dietro la schiena, con il sedere rivolto verso il traguardo. Perché questo sta facendo la politica super green, idealistica e super ideologizzata della comunità europea. Sta mettendo noi stessi in una concorrenza assolutamente impercorribile nei confronti di tutto il resto del mondo. Ma vi rendete conto che quando anche si fanno le limitazioni sui pesticidi, sugli OGM, sul transgenico o su tutto quello che è, lo si fa per noi stessi, ma poi si consente in maniera demoniaca di far entrare tutto quello che noi vediamo a noi stessi dall'esterno, che entra in conflitto con i nostri prodotti e crea un dissesto di mercato. Quindi cerchiamo di far pace col cervello. Se vogliamo la Turchia europea, continuiamo ad andare dietro alla von der Leyen, alla Lagarde, alla quale prestiamo miliardi di euro, e poi che cosa ci dà in ricambio, in contribuzione e in contrapposizione? Ci dà l'innalzamento dei tassi al 7, all'8, il costo del denaro diventa improponibile e gli agricoltori hanno dei pesanti risentimenti. Per quanto riguarda il governo nazionale, io qui potrei fare un elenco di quello che ha fatto, ma sembrerebbe quasi che io venissi qui e fossi venuto qui per fare politica, e non è il mio intendimento. Comunque sia, in Italia non ha avuto la rivolta degli agricoltori una connotazione prettamente politica, anche perché siamo stati primi a tavoli del cibo sintetico. Abbiamo messo 2 miliardi in più sui progetti di filiera dal PNRR, abbiamo messo 800 milioni per l'acquisto dei macchinari agricoli dal PNRR, e in più con INAIL ci siamo messi d'accordo per avere altri 190 milioni per comprare trattori e meccanizzazione, e tante altre cose di cui l'elenco non voglio farvi. Però c'è un punto dolente che deriva da una mancanza di comunicazione su cui io personalmente sto lavorando approfonditamente. Noi abbiamo sempre lottato per la contabilità forfettaria, abbiamo sempre lottato affinché la tassazione fosse equa, perché non si può parlare di reddito, ma bisogna parlare di guadagno, e quindi bisogna fare questa importante distinzione. Ma come mai il governo non ha trovato, o ad oggi non ha trovato, questi 200-250 milioni di euro sull'IRPEF e sulla contribuzione forfettaria? Perché ha fatto un ragionamento che gli è derivato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze. Ha fatto una semplice disamina e ha verificato che, a fronte di 408.000 partite IVA di coltivatori diretti e di imprenditori agricoli a titoli professionali, il 60% percepiva un reddito inferiore alle 50.000 euro, il che avrebbe significato, l'esenzione, uno sgravio fiscale di 60 euro al mese, pari a 760 euro all'anno. Quel restante 40%, che invece sono coloro che hanno redditi superiori ai 50.000 euro, hanno invece, mediamente parlando, ed è qui che bisogna che Confagricoltura si inserisca e si innesti, hanno un aggravio fiscale, visto che non è stata prorogata l'esenzione, di 1.500-1.800 euro all'anno. Il governo ha deciso di favorire la produttività
mettendo in linea con quella che era la comunità europea, il farm to fork, i finanziamenti sulla produttività, sui progetti di filiera, sui contributi di filiera. Ma su questo bisogna assolutamente far capire al governo che un conto sono i fondi di investimento, le macro aziende, le multinazionali, un conto sono le grandi aziende agricole. E quindi io chiedo una simulazione, come è stata fatta a livello governativo e come mi è stato risposto proprio dal nazionale, dove si dimostri che non si possa fare di tutta l'erba un fascio rispetto appunto a chi abbia dei redditi più alti delle 50.000 euro, che esistono i fondi di investimento, le multinazionali, ma anche le grandi aziende agricole che hanno una tradizione, che hanno un patrimonio da portare avanti, che sono sicuramente da trattarsi in maniera differente da quanto oggi non si preveda di trattarle. Questo è il punto fondamentale, insieme a tanti altri che saranno presentati nel documento di posizione, che io personalmente porterò a livello nazionale e vi assicuro, come tutte le battaglie che ho sempre fatto, qualcuno a Roma mi ascolterà. Grazie a tutti.